Ecco, nella rivista Psicologia Contemporanea, molto spesso, avete trattato argomenti, che sono, relativi al mondo virtuale, internet, il web, i social media. In particolare, ho trovato, per restare nell'argomento dei minori, ho trovato molto interessante un articolo che era comparso nei numeri scorsi sull'eroticizzazione delle bambine. Questo mi ha fatto pensare che in qualche modo inconsapevolmente molti adulti eroticizzano i propri figli nel presentarli come ad esempio grandi esperti di iPad, di iPhone, che sono poi strumenti erotici in qualche modo, no? Lei che cosa ne pensa di Ma questo? guardi, questo fa parte di un clima di accelerazione della crescita. C'è una tendenza ad accelerare la crescita, a vedere i bambini come più grandi e più maturi di quello che sono. Siccome vengono a contatto con queste tecnologie, siccome imparano presto ad usarle, allora gli si attribuisce una maggiore competenza, una maggiore intelligenza e anche una maggiore maturità. E qui si fa una grande confusione perché sapere usare una tecnologia non significa essere maturi. Sì. Cioè, è una cosa usare, è una cosa poi quello che si trova, no? All'interno di internet o nel mondo reale, insomma. Quindi i bambini non sono maturi perché la maturità dipende da tanti fattori, tra cui anche l'esperienza di vita, l'età e così via, insomma. La crescita stessa. La crescita stessa, naturalmente. Quindi, ovviamente, è sbagliato sottovalutare i bambini, come forse avveniva in Sì. epoche passate, però è anche sbagliato sopravvalutarli perché gli si attribuisce delle competenze che non hanno e gli si può mettere anche in seri pericoli, perché poi in realtà non sono in grado di gestirle. Ecco, quindi fa parte un po' tutto di una, diciamo, di una visione sbagliata dell'infanzia. E anche di una proiezione di sé sui Sì. propri figli. Ecco, per cui molti genitori non riescono a fare una distinzione tra sé e figli, ma proiettano i propri desideri, le proprie attese sul figlio. Anche perché ultimamente c'è questo mito del nativo digitale, cioè Sì, sembra ma che chi è nato da un certo anno in poi abbia dei geni particolarmente. no, è ridicolo pensare a una mutazione genetica nel giro di 30 anni, no? Certo. Forse ci vogliono i millenni prima che questo si verifichi. Indubbiamente, quando uno alla nascita trova una determinata tecnologia, impara ad usarla. Come nelle generazioni passate, chi trovava l'automobile già alla nascita in genere era più esperto poi del suo genitore che invece aveva trovato l'automobile a 20 anni, eccetera, no? Nella sua vita e così via. Questo è un dato di fatto. Però appunto sapere usare lo strumento è una cosa. Poi riuscire a gestire questo strumento, che poi è Sì. molto complesso, perché internet è molto complesso, puoi trovare di tutto, va bene? Lì richiede una maturità. Quando io apro un sito porno per caso, per esempio digito Topolino, ho Biancaneve e i sette nani e ci trovo la pornografia, no? E ho 7-8 anni, io posso averne un trauma, naturalmente, perché non sono in grado di gestire quel tipo di realtà. Questo è il problema. Anche se so usare benissimo digitale e usare l'iPad e così via. Insomma, sono due livelli diversi. Quindi confondere, diciamo, la capacità di sapere poi gestire una serie di notizie, anche di sapere capire, saper distinguere quelle vere da quelle false, perché alcune sono false oppure sono soltanto verosimili, Sì. magari sono verosimili ma non sono vere. Ecco, questo richiede una formazione, che ovviamente un bambino non può ancora avere. A me è capitato di aver trovato cose sbagliate andando su internet, no? Però poi allora sono ricorsa ai vecchi libri, ho Certo. fatto un confronto e mi sono resa conto che quelle erano così informazioni date in maniera molto superficiale. Però questo tipo di lavoro un bambino non lo può fare Sì. perché non ha ancora questa formazione alle spalle. Ecco, quindi cosa c'entra? Uno, certamente i bambini sanno usare l'iPad meglio di me, magari, no? Non mi stupisco, lo considero una cosa normalissima, però
Però io so orientarmi molto meglio sulle notizie che trovo attraverso i pari. Sì, certo. E questa evoluzione del sapere in qualche modo nell'utilizzo del mezzo da parte dei minori mi sembra che rientri un po' in una tempesta perfetta rispetto a quello che diceva, nel senso che i minori sono più Veloce. portati, velocizzati a usare i nuovi mezzi. I genitori a loro volta non sono esperti nel condurre una formazione giusta nell'utilizzo cognitivo di questi mezzi, per cui si crea appunto una tempesta perfetta che porta molti lati negativi. Infatti quello che si consiglia ai genitori oggi è di avvicinarsi a queste tecnologie e cercare di conoscerle per averle sotto controllo, altrimenti sfuggono di mano e i ragazzini tra di loro vanno da qualsiasi parte e possono incorrere in pericoli, insomma, più o meno gravi, insomma, alcuni sono anche molto gravi. Ma perché si trova di tutto, si trovano anche i siti del gioco d'azzardo, si Sì, trovano siti certo. che esaltano la Sì. violenza, siti che esaltano l'anoressia, per esempio, si trova qualsiasi cosa, Sessismo, in razzismo. positivo, sicuramente anche in positivo molto, però anche molto in negativo, no? E quindi, ma ci sono anche dei siti che insegnano a suicidarsi. Sì. Quindi un genitore sa, è contento che il proprio figlio vada a esplorare siti del genere, pensa che un bambino di 8-11 anni possa avere la maturità, magari anche a 14 anni. Per questo il genitore dovrebbe avere il controllo di questi mezzi social network, mezzi di informazione, eccetera. Se ha un figlio in casa, non può lasciarlo e Certo. compiacersi, magari anche compiacersi perché è bravo Infatti. nel muoversi, ma questo. Quindi dovrebbe essere un uso meno emozionale da parte dei genitori, insomma, degli adulti, più consapevole, più Esatto. formato e formativo. Sì, qui i genitori si devono formare assolutamente. Oppure non tenere in casa questi mezzi, però poi cosa succede? Che il loro figlio vada al compasso, saperla Governare. gestire, saperla governare. Certo, poi ci si augura che i genitori siano persone mature Certo. e vogliano fare gli educatori.